Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly e questo bellissimo pezzo di tecnologia postmoderna è il telefono unificato bigrigio della Fatme. Fino a buona metà degli anni 80 tutti noi abbiamo avuto questo affare in casa. Aveva innanzitutto un peso non indifferente già solo la cornetta, anche perché l'apparato è in metallo e bachelite. All'interno, che avete sentito fare questo ding, c'è una badenia di ottone che fa questo suono quando viene chiamato. Molto forte, molto disturbante. Questo telefono è il primo importante telefono automatico che abbiamo avuto in Italia. C'è stato qualche modello precedente, erano neri, e c'era uno che si veniva soprannominato lo scarafaggio. Avevano questa cosa, il disco combinatore. Praticamente agli albori della rete telefonica, per effettuare una telefonata, quando si alzava la cornetta in realtà è stata introdotta tempo dopo, quando si apriva la linea, si veniva collegati ad un centralinista o ad una centralinista, si chiedeva qual era la linea che si voleva contattare, la centralinista doveva fisicamente collegare dei cavi per connettere la nostra linea, il nostro apparecchio telefonico, all'altro apparecchio telefonico della persona con cui volevamo parlare, e in questo modo avveniva la conversazione. Questo aveva naturalmente una serie di limitazioni e una serie di problemi. Tra le limitazioni il fatto che se più persone dovevano effettuare delle conversazioni e c'erano pochi centralinisti, molte persone restavano in coda in attesa che il centralinista si liberasse per servire. L'altra procedura era anche il discorso che c'era un problema di privacy, ci sono stati dei casi di centralinisti non proprio onesti che si sono comportati in maniera non corretta ascoltando le telefonate. Per risolvere la questione, soprattutto con l'espansione della rete telefonica e il fatto che non si potesse continuare a collegare manualmente le permute telefoniche, si arrivò ad una soluzione di ingegneria elettromeccanica, una soluzione di cui parleremo un'altra volta, che è il relè rotativo. Il relè rotativo, se riceve un certo numero di impulsi, cambia la propria posizione in base al numero di impulsi. Quello che succedeva quando noi componevamo un numero di telefono, giravamo il disco, questo ritorno inviava una serie di impulsi alla centrale, e questi impulsi facevano ruotare dello stesso numero di posizioni un relè rotativo all'interno della centrale. In questo modo era possibile instradare la chiamata mettendo automaticamente le permute nelle posizioni corrette. Per facilitare giustamente questa questione, perché sino al momento in cui c'era la gestione delle chiamate telefoniche con la centralinista, tu chiedevi l'indirizzo e il nome della famiglia alla quale volevi essere collegato, quando si è arrivati a questo punto bisognava trovare un modo di identificare univocamente tutte le linee telefoniche. La maniera più semplice e più evidente è stata quella di assegnare un numero ad ogni linea telefonica. In questo modo sono nati i numeri telefonici. Il sistema è nato fondamentalmente un secolo fa, quello di numerare le linee telefoniche, ed è arrivato sino ai giorni nostri. Oggi voglio parlarvi dei numeri telefonici e, in una puntata molto particolare, di quello che potrebbe essere il futuro dei numeri telefonici, anche se questo è Diario di Viaggio on the road, operazione nostalgia! L'identificazione univoca dell'utenza telefonica attraverso una semplice sequenza numerica è stata un'idea geniale, talmente geniale che nonostante abbia praticamente un secolo, è arrivata sino ai giorni nostri. Questo sistema si è diffuso nel mondo, e il fatto che si sia diffuso nel mondo ha creato quella che possiamo definire l'armonizzazione della rete telefonica mondiale. Io dall'Italia posso chiamare un numero di rete fisso o un numero di cellulare di una persona che si trova dall'altra parte del mondo, facendo gli opportuni prefissi telefonici internazionali, e parlare con questa persona, indipendentemente da qual è l'operatore telefonico con cui mi trovo io, qual è l'operatore telefonico con cui si trova questa persona e i paesi che dovrò attraversare per poter fare questa conversazione telefonica. Questo è un punto molto interessante, perché in questo modo tutto il mondo è molto più vicino. Però, grazie all'avvento di internet e agli strumenti collegati ad internet, abbiamo reso il mondo ancora più vicino e la comunicazione ancora più semplice. Ed ecco che
a questo punto arriva un dubbio: è ancora necessario utilizzare un numero univoco per identificare una persona? Non si possono utilizzare meccanismi più semplici? Per esempio Telegram permette di identificare i propri utenti non semplicemente in base a un numero, ma anche in base a uno pseudonimo o uno username, ed è possibile, grazie a Telegram, effettuare delle chiamate, come se fossero delle normali telefonate, verso un'altra persona, anche senza conoscere il numero di quella persona, purché si conosca almeno lo username. Quindi la domanda è abbastanza opportuna: nel futuro ci saranno ancora i numeri telefonici? Beh, in un immediato futuro probabilmente sì, perché il problema è che adesso non c'è più la necessità tecnica di identificare ogni singola utenza telefonica, appunto, con un numero, perché la nostra tecnologia adesso ha superato il limite del dover costruire una permuta fisica con una destinazione fisica. Però c'è un problema proprio legato alla tecnologia, ed è il problema che dicevo dell'armonizzazione del pianeta. Se è vero che io, per esempio, a caso la connessione telefonica su fibra ottica, quindi il protocollo telefonico che funziona in voice over IP, siamo qua in Italia, funziona correttamente, ma quando devo effettuare una chiamata all'estero la situazione può essere differente, può essere più complessa, perché ci sono degli stati esteri che naturalmente hanno una tecnologia molto simile alla nostra, pensiamo, non so, a tutti gli stati europei, ma ci sono dei posti nel mondo in cui le tecnologie di accesso alla rete telefonica e alla rete dati sono ancora molto molto arretrate, per problemi economici del paese, per problemi politici del paese, per tutta una serie di situazioni che possono mettere in secondo piano l'investimento sui nuovi meccanismi per quanto concerne la comunicazione telefonica, e questo fa sì che, seppur funzionante un'armonizzazione basata sui numeri telefonici, è difficile ottenere un'armonizzazione basata su un altro sistema di identificazione delle utenze telefoniche nel breve termine. Quindi, se domani noi avessimo la possibilità di aver assegnato un numero di telefono che però la prima volta tu puoi cambiare, ok, caro Grizzly, da oggi il tuo numero di telefono è questo, 147258, però se tu desideri, entro i primi 10 giorni potrai cambiare questo numero con un altro numero o con una sequenza di lettere e numeri, non so, con l'indirizzo di posta elettronica, con quello che vuoi tu. Se vuoi che invece rimanga riservato perché è un numero che vuoi dare solo ai tuoi familiari, allora lo lasci così com'è, non vuoi che si capisca che il numero di Grizzly è telefono di Grizzly, mentre se è magari il numero di un ufficio può diventare materialmente il nome di quell'ufficio, assistenza informatica Siracusa, per esempio. Ma questa situazione come si inserisce all'interno della rete telefonica armonizzata nel pianeta Terra? Se una persona di Siracusa che utilizza una rete armonizzata con questo nuovo sistema di identificazione mi vuole chiamare, avrà invece del telefono la tastiera del computer, comporrà non più il mio numero di telefono, ma magari il mio indirizzo, il mio username, quello che sia, e mi può chiamare. Ma una persona che sta, non lo so, in un posto dimenticato in Corea del Nord, per esempio, in qualche luogo che non ha grandi tecnologie, in cui la rete telefonica funziona solo numericamente, che cosa succede? Ecco che dico che sicuramente nel corso del futuro ci sarà una nuova armonizzazione della rete telefonica basata su un nuovo sistema di identificazione delle utenze telefoniche. Secondo me ci arriveremo, piano piano ci stiamo già arrivando, c'è l'username di Skype, c'è l'username di Telegram, piano piano supereremo la limitazione del numero telefonico, ma piano piano. Però secondo me ci sono almeno due motivi per i quali la limitazione del numero telefonico in qualche modo rimarrà. Innanzitutto, come dicevo, rimarrà per ancora lungo tempo. Innanzitutto molti paesi non hanno le risorse economiche per cambiare il sistema di armonizzazione della rete telefonica nel loro paese velocemente. E secondo punto, forse più importante, si potrebbe superare il discorso dei numeri telefonici col fatto di utilizzare internet per le conversazioni, e quindi far diventare la semplice telefonia una cosa talmente di nicchia che rimarrebbero i numeri telefonici, perché non ha più senso andare ad investire per cercare altre soluzioni. Le altre soluzioni ci sono già, utilizzano altri sistemi, quindi la rete telefonica rimane quella. C'è il discorso privacy, c'è chi ha il proprio numero telefonico riservato e vuole tenerlo riservato, mentre un username, se vuole tenerlo riservato, deve crearsi un username del tipo, che ne so, ABC4536DEF, perché così nessuno può identificarlo a caso. Qual è il numero di Grizzly? Sarà il telefono di Grizzly.
capito? Ci può essere questo. Da quello che vedo, l'armonizzazione delle reti telefoniche nel mondo è la più grossa limitazione alla sostituzione dei numeri del telefono. Il fatto che esistono già dei sistemi che non utilizzano i numeri telefonici e permettono la comunicazione indicano l'esistenza di una tecnologia per cui non c'è bisogno di andare a fare investimenti per superare la limitazione del numero telefonico. Quindi i numeri telefonici rimarranno, secondo me, ancora per lungo tempo. Ma naturalmente tutto può succedere nel futuro, possono cambiare le cose, così come è cambiata la rete telefonica nel corso del tempo, dalla rete telefonica analogica, in cui le conversazioni dovevano avvenire chiudendo un circuito fisico tra i due telefoni, e quindi quando io negli anni 70, negli anni 80, facevo una telefonata da Siracusa a Trento, era collegato fisicamente a un doppino telefonico attraverso una rete di centrali, di relè, di alimentazioni, fisicamente i miei due fili erano collegati fino ai due fili del telefono fisso che si trovava a Trento, mentre adesso anche la telefonata che posso fare da casa mia a casa del mio dirimpettaio, se abbiamo tutti e due la fibra ottica, passa attraverso internet, quindi non c'è più questa limitazione fisica, non c'è più il problema fisico di gestire permute manuali. Naturalmente, come siamo arrivati a questa tecnologia, arriveremo a tecnologie digitali, a tecnologie computerizzate molto e più efficienti della rete telefonica. Ci siamo già a tecnologie molto più efficienti della semplice rete telefonica. Eppure la rete telefonica è ancora legata a questi principi del passato, come appunto il numero telefonico. Voi che cosa ne pensate? Nel futuro avremo ancora i numeri telefonici? Passeremo a un altro sistema per identificare le utenze telefoniche? Il telefono morirà e avremo un'armonizzazione tra i protocolli di comunicazione, per cui avremo un'app che permette di parlare con utenti di Telegram, con utenti di Skype, con utenti di WhatsApp, con utenti di chissà cos'altro? Avremo semplicemente l'indirizzo email e parleremo alle altre persone utilizzando l'indirizzo email o qualcosa del genere? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia, spero di essere riuscito a incuriosirvi, se ci sono riuscito vi ricordo di fare pollice in alto, condividere questo vlog e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!